Agli ordini dello starter, dunque, i tre puledri in pista per la prova di qualifica. Ricordo di chi si tratta: il numero 1 Flora del Pigno con Giuseppe Messineo, scuderia del signor Paolo Francesco Caruso; al 2 Freja del Ronco, Antonino Porzio, proprietario signor Giuseppe Giannusa; al 3 Forever Glory, Antonino Pecoraro, proprietario del signor Roberto Mantia. Ricordo ancora che il tempo da fare per superare la qualifica ed essere ammessi alle corse ufficiali è almeno 1,22. E allora, puledri che vanno dunque a lanciarsi, la macchina li lascia e adesso si va. Il più veloce dietro la macchina è Tony Porzio con la sua Freja del Ronco, che precede Flora del Pigno a un paio di lunghezze, e terzo a ridosso si tratta di Forever Glory. Cavalli che adesso vanno a percorrere la prima piegata, tende ad aumentare il vantaggio di Freja del Ronco nei confronti di Flora del Pigno, mentre perde qualche battuta e resta un po' più discosto Forever Glory. 32,7, quindi piuttosto lenti, da 1,22 scarsi i primi 400 metri. Si elimina Flora del Pigno, anche Forever Glory ha problemi, entrambe di galoppo perdono parecchi metri, e così Numero 3 è squalificato. prende il largo Tony Porzio con la sua Freja del Ronco, nonostante l'andatura certo non sia delle più sostenute. Nel frattempo è incappato nella squalifica, Forever Glory, continua a navigare in avanti con largo vantaggio Freja del Ronco, che si appresta a tagliare il primo chilometro. Lo fa in 1,21,5, quindi siamo proprio ai limiti della qualifica. Numero 1 squalificato. Peraltro non sembra neanche molto reattiva. Anche Flora del Pigno ha ripetuto l'errore ed è stata squalificata, e visivamente l'impressione che anche Flora, che anche la Battistrada è unica ormai in gara, ovvero Freja del Ronco, abbia qualche problema. Tony Porzio cerca di sollecitarla. Stiamo evagiando ai limiti della qualifica o meno. L'impressione è che abbia perso molte energie e che difficilmente riuscirà a restare sotto l'1,22, ma vediamo, c'è ancora la retta d'arrivo, magari riesce a recuperare qualcosa. Si avvicina al traguardo Freja del Ronco, lo taglia in questo momento e ce la fa. Con una retta d'arrivo un po' più svelta è riuscita a tagliare il traguardo a media di 1,21,4. Quindi Freja del Ronco con Antonino Porzio è riuscita a qualificarsi. Ricordo ancora, è una figlia di Wildwise AS e Terry Caff. Ricordo ancora che ci sarà ancora un'altra qualifica, un solo cavallo, Fumo SM, proprio con Antonino Porzio, i colori della scuderia del baronetto. Stavolta sarà sul doppio chilometro e bisognerà fare almeno 1,23. Noi ci risentiamo al momento della prima corsa ufficiale.